Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, tranne per il fatto che ho completato il passaggio per arrivare qua nello scenario numero 4. Ma prima di continuare con la nostra avventura, ci tenevo a ringraziare Elena Anime Love, che mi ha fornito le indicazioni corrette per trovare l'ultimo fumetto che mi mancava. Fumetto che sta nel mondo 2, secondo scenario. Così, in bella mostra, su un tavolo. Fumetto che naturalmente io non avevo minimamente notato e che mi ero skippato malissimo. Fumetto che non avrei mai trovato senza il tuo consiglio. Dunque, grazie mille Elena. Ah, e un'ultima cosa, io sto registrando questo video il giorno seguente al tuo consiglio, ma credo che passi qualche mesetto prima che questo episodio esca sul canale. Dunque signori, se avete qualche consiglio da darmi, magari qualcosa che mi son perso per strada, vi basterà lasciare un commento. Certo, ci vorrà un po' prima che io possa mettere in pratica il commento, il vostro consiglio, ma lo farò sicuramente. Ora che abbiamo questi fumetti, direi che è giunto il momento di andare nel mondo 1 e completare finalmente sta quest. Dove sto andando? E completare finalmente sta quest. Ritorniamo nel mondo 1. Consegniamo questi fumetti alla fatina, che stava da queste parti qua. Era questa la fatina? No, non stava qua. Fatemela ritrovare un secondino, la fate pigra, ok. Entra. E quest'eroe, una volta consegnati i fumetti, ci dovrebbe sbloccare quest'eroe che dovrebbe essere ottimo per la cura. E visto che noi abbiamo bisogno di un healer molto prepotente, direi che lei faccia il caso nostro. Li hai raccolti tutti e tre? Sì, guardi. Abbiamo raccolti tutti. Eccoli qua. Pensavo fosse solo testardaggine, ma sei efficiente. Bene. Ecco una ricompensa per i tuoi sforzi. Tienila, è una moneta d'oro benedetta da una fata. Eccezionale, vero? Ciao, ci vediamo. Salve, sei ancora qui? Vado a riposarmi, vai via. Smettila di disturbarmi! Vai a riposare! Allora, lasciami stare, voglio leggere i miei fumetti. Ma magari se ne legge poi con più calma dopo che ci ha aiutato. Questo è un ultimatum, vattene! Ah, quanta insistenza! A proposito, dove trovate i fumetti? Saranno stati nascosti in qualche anfratto. No, guardi, erano in bella mostra sui tavoli! Solo che io so cecato. E dunque non li trovo. Non li trovo assolutamente. Informa la fenina che trovate il fumetto profondo della foresta, nella scuola di magia, nella città di Shen. Sì, questo qua sul tavolo. Caverna? Perché dovrebbe esserci un fumetto? Quali altri posti li hai trovati? Ah vabbè, li devo dire tutti. Bene, ottimo lavoro. In quali altri posti li hai trovati? Guarda, pure qua l'ho trovato. E che cos'è? Aspetta! Hai controllato tutti quei posti così in fretta? Ma non è possibile! Gli raccontiamo di Heavenwood? Cosa? Heavenwood? Un castello fluttuante in cielo? Si abiti lì? Non cammini in giro a piedi? Ci sono degli avventurieri fastidiosi in cerca di aiuto? Posso poltrire tutto il giorno e cercare fumetti nuovi? La mia casa dei sogni! Andiamo, fai strada! Le fate viaggiano senza bagaglio? Ah, ma c'è l'arco! Mi sta venendo sonno, muoviamoci! Siamo sicuri che lei mi aiuta, che mi cura parecchio? Non so, magari si addormenta mentre combattiamo? Ora, la dovrei potenziare tutto, però c'ho un'idea. Intanto la mettiamo al posto della locandiera. Aoba! Fatina Green. Lei, come detto, dovrebbe essere eccezionale per quanto riguarda le cure. Posso uscire da qua? Vabbè, sì, direi di sì. Basta completare. Dobbiamo andare nel castello per fare quello che ho in mente. Allora, in primis la mettiamo al posto della nostra locandiera, quindi aggiungo al gruppo e la mettiamo qua. Poi fatemi dare un'occhiata al suo equipaggiamento. Abbiamo qualche arco interessante? Ah, ma c'ho il suo arco? E io neanche lo sapevo? Ok. Equipaggialo. Poi magari lo potenziamo un tantino, che dite? Prendiamo un attimino più forte, tanto le monete d'oro... Un po' di monete d'oro ce le ho, quindi secondo me si può fare. Lo potenziamo un pochettino. Sto per renderlo un minimo più prepotente. E un attimino che gli sistemo anche l'equipaggiamento. Del tipo qua.
cosa puoi equipaggiare? Questo? Beh, facciamo un'altra. Però la locandiera potrebbe servirmi poi per qualche altro team, quindi vabbè. Gli equipaggiamo questo che fa? Questo? Riduzione danno? Sì, equipaggia questo per la riduzione danno. Va bene così. Qua puoi andarmi ad inserire attacco, scudo. Non c'è qualcosa che aumenta i PF eventualmente? Non il recupero dei PF, ma i PF direttamente, così ci dura di più. Ecco, tipo questo. E l'altro per il momento non la posso mettere perché la dovrei potenziare e quant'altro. Però noi abbiamo il campo d'addestramento qua, la sala d'addestramento. Dobbiamo togliere la locandiera, che comunque già è abbastanza prepotente di suo. Giustamente con il potenziamento è diventata molto forte. Ma la posso rimuovere, certo, dovrei aspettare, ma possiamo anche spendere 300 gemme su via per fare sta cosa. Dove sta Oba? Eccolo qua. Mettiamo lei. E teoricamente dovrebbe essere diventata una bomba così dal nulla. Livello massimo, rango massimo, tutto al massimo. E ha una cura abbastanza elevata. 10.000 di DPS, che non è tantissimo, 38.000 di resistenza e 7.000 di cura. Attacco terra, velocità regenerazione arma, abilità arma. Ma signori, io direi di provarla, no? La proviamo. Vediamo qua se possiamo mettergli un'altra carta che gli aumenta i PF. Recupero 10%, attacco, recupero, difesa. Anche la difesa non sarebbe male. No, però voglio mettere il PF. Mettiamo il PF. E ho qualche costumino per lei? Assolutamente no. Dunque direi andarla a provare in uno scenario. Aspettate un attimo, e qua abbiamo ottenuto qualcosa nel libro. Non so cosa esattamente. Vabbè, l'eroe, giustamente. Ok. E negli oggetti abbiamo qualcosa di interessante? Qualche carta? La sua carta. Ok. Vabbè, a posto. Continuiamo con la nostra avventura e proviamo. Aspettate, ci sta altro da prendere. Aspettate un attimo. Allora, beh, qua c'è i 100 punti del pass. E qua che cosa abbiamo da ritirare? Il martello. 50 gemme, quindi un po' di gemme già le abbiamo recuperate. E anche i pallettoni, questi qua, i token. E già ne ho accumulati un po', quindi volendo ne ho 19. Potremmo anche fare una multi qua, dai. Facciamoci una multi qua. Vediamo se riusciamo a beccare qualcosa. Un bel po' di gemme, qualche frammento, un po' di energia e due martelli. Palline vuote, a sto punto con queste palline vuote io mi andrei a prendere, come detto, questi altri, dai. A posto, non ne posso prendere più per il momento, ma ho ancora modo di farmare altri gettoni, fare altre multi e quant'altro. Allora, continuiamo con la nostra avventura a sto punto. Ritorniamo nel mondo 8. E in questo episodio immagino riusciremo a completarlo. Specialmente adesso che abbiamo un nuovo eroe. Non so se riesco a concatenare però le abilità di questa squadra. Devo vedere. Beh, partiamo. Viaggio dei pupazzi di neve. Ma perché la gente salta così e noi dobbiamo fare un video bruttissimo? Ah, così già iniziano ad attaccare un po' tutti quanti. Vi ricordo che dovevamo risolvere un caso un po' particolare. Ma che è sta tormenta di neve? Però sì, guardate come ci ruma, è devastante la cura, guardate! Cioè, continua a curarci all'infinito, ma bellissimo sto eroe! Grazie mille, Elena, perché... Ah, ma... Moriamo perché congelati? E che devo fare io per non morire congelato? Mi devo rintanare da qualche parte? Tipo, posso andare qua? Ok. Salve, lei chi è? È un cadavere congelato, forse appartenente a un'istruttrice, un'istruzione religiosa. Ha un oggetto luminoso fra le braccia che noi rubiamo. Granata divina. Conterei fino a 3, non di più, non di meno. Questa è di Worms Armageddon, signori. Questa è di Worms Armageddon, decisamente. La granata questa, la ricordo. Vabbè, non so a cosa ci possa servire, ma intanto l'abbiamo presa. Poi continuiamo di qua. Naturalmente dobbiamo anche combattere. Fortunatamente. Aspetta, perché sono tanti. Fortunatamente stavo a dire. Riusciamo. Aspetta, forse riusciamo anche a concatenare gli attacchi. Oddio, solamente il nostro e quello suo. Devo cambiare qualcosina nella squadra, mi sa. Adesso a breve moriamo nuovamente congelati.
morti congelati. Stava a dire, fortunatamente i mostri qua hanno la vita che gli resta bloccata, quindi possiamo ammazzarli anche abbastanza tranquillamente, morendo e riprovando, e non riappaiono una volta sconfitti, il che non è affatto male. Certo, sono tanti. Io dovrei andare un attimino di qua. Se io faccio così. Ok. No, è giusto per non morire e perdere un po' meno tempo. Lanciamo un bel fulmine. E devo cambiare qualche membro in squadra però. Magari Pit Vice. E li metto. No, dove sto andando? Ma non era questa la direzione. Scusate, chi è? Toya. Taoya. Cosa? Ma perché si fa il bagno nell'acqua ghiacciata? Mi scusi. Ma... Ecco. Spostati! Il mio dovere è proteggere il Gran Sacerdote. Il Gran Sacerdote del deserto. Devo irbustirmi di più per compiere il mio dovere. Guardi che è morto. Meditazione 5.000 volte al giorno in acqua così fredda che ti congela le chiappe. Ci sta. Tirare 5.000 volte pugni al giorno così forte da romperti il braccio. Non c'è tempo per le chiacchiere. Ecciu! Fai finta di non aver sentito. Guardi che il sacerdote è morto male. Cosa? Il sacerdote è abbattuto. Chi è stato? Aspetta. Tu, il sacerdote, ha mandato te. Ho rilevato la mia fede debole. Devo allenarmi di più. Grazie per le due frustate. Quale frustate? Mi scusi. In futuro ne vorrei ancora. Vabbè, un tipo così che sa bene che ci ha seguito. Vabbè, uno qualunque che... Maledizione, c'era un'altra via di là. Però non credo di poterci passare. Raccattiamo anche questi. Io dovrei andare onestamente dall'altro lato, quindi proseguo di qua. Ti trasformerò in un arrosto di lupo. Dobbiamo combattere. Ehi, cosa stai facendo? Verme, cerchi di rubarmi la preda? Vuoi pugnalarmi alla schiena? Ma in che senso? Mi scusi, ma le sto dando una mano. Sto ammazzando un lupacchiotto qua. Ma guarda, adesso sì, che sei in trappola. Prego. Trappola finita per lottare. Non lo so, abbiamo ammazzato il lupo troppo presto. Ah, stai solo facendo di finta di cacciare il mostro con me. Io so tutto su questo mondo, sono tutti uguali. Ma questa è tipo quella che viene dal futuro, mezza distrutta. Saresti in galera se non fossimo non so dove. Non fare scherzi, ti ritornerebbero contro indietro mille volte peggio. Vuoi farmi un'imboscata da dietro? Te l'ho detto che so tutto. Anche se mi scusa. Attenzione che cade, ecco. Perché non si guarda le spalle? C'è un'ombra sotto la rupe. Abbiamo sbloccato un altro mini stage. Ok. Fase di rupo sbloccata. Dove sbloccheremo quest'eroe che in realtà l'abbiamo già sbloccato tramite le gemme, ma. Ci dà comunque dei frammenti, il che va bene. Ora. Dobbiamo proseguire da quest'altro lato, dunque, prima di morire congelati nuovamente, andiamo di qua. Raccattiamo tutto e salve. Salve. Questo tizio non ci ha fatto prendere le cose dall'altra parte, quello che non ci faceva toccare il frammentino, credo. Sollevamento del terreno, poi ha formato delle formose calotte di ghiaccio, o almeno questa è la mia teoria. Quindi ho scalato la montagna per raccogliere le prove scientifiche. Là c'è una cosa spinosa. Ma questa non è... Cosa mi mangio per cena? Non lo so, non indovina. Quella cosa di cui parlava il risolutore. Potrebbe esserci un indizio in questo villaggio dei pupazzi. E credo che sia quella cosa spinosa. Ma a questo punto non la passerei liscia. Mi dispiace, ma lascio un'indagine a te. Indagherò fuori dal villaggio. Vediamoci su a ovest del villaggio quando è finito. Ok. Naturalmente noi ci stiamo portando dietro in tutto ciò la fatina che voleva dormire. Vabbè, io accenderei questo e andrei a vedere che cos'è quell'oggetto spinato là sotto in fondo, no? Visto che possiamo squagliare tutto. Magari senza avvicinarci troppo. Un cactus del deserto. Forse questa neve in realtà è tutta sabbia? Non credo che mi serva più questo oggetto, però. Questi non mi attaccano. Su non posso andare. Vabbè, devo proseguire obbligatoriamente da questo lato, mi sa. Prendiamo questi.
Scendiamo giù, raccattiamo roba da questo lato. C'è un bel po' di cose da prendere. Posizione attuale, piazza del villaggio, nord, posto di guardia dei pupazzi, sud, zona abitata. Ok, raccatto tutto e poi salve. Molto piacere. Che bel tempo, cioè fa relativamente freddo. Forse è inopportuno chiedere una cosa del genere agli sconosciuti. Puoi farmi un favore, dato che io non posso andare da nessuna parte? Sì, così, grazie mille. In realtà, osservo questa città da tutto il tempo. Beh, se non esce mai il sole ci potrebbe anche stare. Ho visto molte persone e alcune avevano bisogno del mio aiuto. Come fa? Volevo aiutarle, ma come ben sai non posso muovermi. Ci sta. Ma se mi aiuti potrò aiutarle. Puoi portare il mio cappello alla guardia nella zona residenziale? Conto su di te. Ok. Il nostro compito è quello di portare un cappello da qualche parte. C'è un'altra missione. Un cappello? Mi serviva proprio. Ok. Grazie mille, sei molto gentile. Dunque ritorniamo nuovamente qua al pupazzo di neve. Grazie per il favore, ma potresti farmi un altro favore? Una ragazza povera ha perso la sciarpa nella zona residenziale. Puoi portare la mia sciarpa? Ok, portiamogli la sciarpa. Che dobbiamo fare, signori? Questo qua ci chiede dei favori. Vabbè, ormai ci siamo. Ma dove si scende? Da quella zona di là, mi sa, sì. Sicuramente, è l'unico obiettivo disponibile, quindi scendiamo di qua. Allora, prendiamo tutto il prendibile in zona, un'altra lastra che ancora non so dove inserire. Questa è la ragazza della missione. Questa è una sciarpa? Per me? Così diamo regali agli sconosciuti, siamo Babbo Natale. Cioè, il pupazzo di neve è Babbo Natale, noi siamo gli aiutanti di Babbo Natale. Che cos'è? Torniamo su. Che poi ci starebbe tantissimo in questo periodo fare uscire questi episodi un po' freddini. Visto che sto registrando questo episodio, che cos'è oggi? Il 19 dicembre. Ma molto probabilmente sarà Pasqua. Così, giusto per dire. Quando uscirà il video, intendo. Grazie di avermi fatto un altro favore anche stavolta, ma c'è un'emergenza. Potresti aiutarmi un'altra volta? Ho visto questo mendicante che non mangia da giorni, senza cibo, presto morirà di fame. Ah, il naso da carota. Questa potrebbe aiutare il mendicante. Dagliela, per favore. Ok, diamogli da mangiare anche al mendicante. Una carota? Non è un'illusione? Ah, mi sento molto meglio. Non so chi tu sia, ma grazie infinite. E che le resta? Sapevo che ce l'avresti fatta. Mi spiace, ma ho un ultimo favore da chiederti. Si è spogliato completamente, era caldo. Puoi portare il mio cappotto alla persona più gentile della città? Vuoi sapere chi è? Lo scoprirei chiedendo alle persone che hai incontrato. Ah, io? mi regala il cappotto? La persona più gentile della città? Cosa? Non ho letto. Grazie, sarei morta e niente. La persona più gentile della città, secondo me, sei tu. E vabbè, andiamo all'altra parte. Sono io la persona più gentile. Mi vuole regalare un cappotto. La persona più gentile, di sicuro sei tu. Ecco, torniamo un attimino dal pupazzo di neve. Ci ha regalato il cappotto, signori. Non c'è più, si è squagliato. Non l'ho capita. Cioè, con i vestiti non si squagliava e senza vestiti si squaglia. Ok. Ma ne sono una pozzanghera tiepida nel punto dove era il pupazzo di neve. Missione compiuta. Ci ha droppato una carta. Ma il giubbotto non ce l'ha dato. E che cos'è? Ma io volevo il giubbottino. E niente. Ora, io non so se qua posso salire. Ma teoricamente non c'erano delle guardie, giusto? Ok, da qua non si può andare. Dunque, torniamo nuovamente in città. Stiamo a fare avanti e indietro in maniera allucinante. E prendiamo queste altre robe che ci sono qua. Do un'ultima occhiata in giro, che non si sa mai, ma mi sa che non c'è nulla. E procediamo qua dentro.
ok, sì, stavo a dire c'è una valanga, si può entrare in qualche modo. Invece sì, è proprio una porta. Papà, dove sei stato? Quale papà? Mi scusi. Non sei il mio papà. Eh no, non sono Blu. Oh, ci sono clienti, buongiorno. Ah, moglie smarrita? Il portafoglio ti tradisce? Ritroviamo tutto, il sudore del mondo tremendo. Mondo ghiacciolino. Cambiamo di nome ogni giorno. Adesso mio papà è fuori. Se per un incarico per lui, lasciate un messaggio. Mi serve una collaborazione per un omicidio. Ieri sera ho lasciato una cosa a tuo padre. Tuo papà è diventato un ghiacciolo. È diventato un ghiacciolo! Papà mi ha detto di ridere sempre alle battute dei clienti. Ho lasciato una cosa. Oh, tu ci hai fatto visita ieri sera? Non ti ho riconosciuto senza il cappuccio. Ecco. Ciondolo insanguinato. Ciondolo è incisa una raffinata decorazione. Devi fare attenzione con la vernice rossa. Grazie. Non c'è di che. Mio papà è forte, vero? Dai, torna di nuovo. Ah, devi fare attenzione alle strade ghiacciate. No! Possiamo pattinare sul ghiaccio adesso! Ma veramente? Da grande! E me le dovevi dare prima ste scarpe! Grandissimo! Mi dispiace che tuo padre è diventato un ghiacciolino, però... Ok, ok. Possiamo finalmente... Ghiacciolino, tra parentesi, di colore rosso. Possiamo finalmente andare nelle zone ghiacciate! E non scivoleremo più, dai! Era ora! E che cos'è? Abbiamo sofferto tantissimo! E quindi quella zona che non riuscivamo a sbloccare, non lo potevamo fare né ora né mai, perché giustamente dovevamo non scivolare, per l'appunto. E io qua continuo a non poterci andare, cioè neanche se gli lancio questo, giusto? No, non posso fare assolutamente nulla. Qua c'è un passaggio, non è quello di prima. Io devo andare da quest'altro lato, che c'era quella zona ghiacciata. Oh, che bello, signori, è un pavimento normalissimo adesso. Grande, e sto coso me lo devono dare prima. Spero che valga però ovunque, non solo qua. Qua dove mi porta? Mostri, mi porta dai mostri. Vabbè. Comunque è fighissima la cura di sta farina. Cioè, guardate, è un regen continuo. Guardate, è bellissimo sto regen. Ci spara una cura a valanga. Ci cura di continuo. Ottimo, signori, ottimo. La svolta, questa è davvero la svolta. Restiamo full vita adesso. Certo, magari perché l'abbiamo potenziata al massimo grazie... di qua si può passare, no? Grazie al campo d'addestramento, come si chiama. Ho trovato 2 o 3 lastre. Io credo di averne trovate 2, ma molto probabilmente ne abbiamo trovate 3. La terza non so dove l'ho presa. Ah no, ok, ne ho trovate 2 a sto giro. Vabbè, solitamente. Dico che ne ho trovate 2 e poi ce le ho tutte. Vabbè, proseguiamo di qua. Ah, si sono spostate le guardie. Ok. Quindi mi manca da trovare ancora una lastra e poi magari ritornare qua nuovamente. Qua continuo a non poter passare. Abbiate pazienza, io provo e riprovo e non si sa mai. Indietro teoricamente non c'era nient'altro. Dunque procediamo di qua. E stavolta saliamo. Certo, potevo anche tornare indietro e forse mi sarei sbrigato un attimino prima. Visto le chiotti di neve, come ci arrivo in quella zona? Vabbè, adesso vediamo, probabilmente passando da qua attraverso queste rocce, però come le rompo le rocce? Mi sorge sto dubbio. Poi, ma la cura che fa è devastante! Ci recupera tipo 3000 a tutto il party! Non è affatto male. No, per il momento di qua mi sa che non posso andare. Dovrei andare su, ma vado qua a sinistra. C'è un cavaliere e un coniglio. Quella bestia è il roditore più crudele che Polto possa affrontare. Salve. E sono un coniglio bianco come ce ne sono tanti altri. Sembra allegro. Se mi aiuti a batterlo ti farò una ricompensa. Devo dargli un colpo di spada? Non posso fare nulla, mi scusi. Ah! Ma davvero? Ma è così tosto? Hai visto il mostro? Per uccidere il mostro ti servirà una granata divina. Il vescovo aveva promesso di portarmi, ma è in ritardo. Guardi, c'ho io la granata. Ha visto che bella sta granata?
Questa è la granata divina? Questa sarà sufficiente? Secondo me no, è indemoniato. Al mio 3. No, non contiamo fine. Lanciamola a 2, ti prego. 1, 2, lanciala! 5, 3. 3, vai. Non so, magari contiamo 5 e ci esplode in faccia. Effettivamente dice che non potevi contare né di più né di meno. Ce l'abbiamo fatta, il mostro è stato sconfitto. Ora posso finalmente completare la mia missione e tornare a casa, grazie. Io le vengo dietro. Mi ha detto che mi dà una ricompensa. Finalmente il sacro grale è nelle mie mani. Quante anime sono state sacrificate per questo momento? Ecco la ricompensa per avermi aiutato. Tutto qua? Ma mi tenevo la granata, mi scusi. Mi prendo anche il sacro grale. Non posso? Maledizione. E vabbè. Come non detto. Speravo di poterlo prendere. Non possiamo prendere il sacro grale. Allora a sto punto saliamo su. Andiamo su e vediamo che ci sta qua sopra. Tanto c'è questo da prendere. Poi che succede? Si attiva quello. Ok. Dunque, se io faccio così, mi si attiva quello là sopra. Posso fare così, anzi spostarlo in questo qua sotto per bloccare anche questo. Posso naturalmente fare così, fare in questo modo, questo portarlo qua e passare, prendermi questo. Teoricamente non, io dovrei andare su, però posso andare da quest'altro lato, quindi andiamo di qua un secondino. Prendiamo questi. E qua sembra che siamo sempre su. Che giro strano abbiamo fatto. La bomba mi serve qua sotto sicuramente per rompere, ecco, ste rocce. Scoppiate? Adesso sì. Ne prendiamo un'altra. No, l'ho lanciato un po' male. E vabbè. Dici che esplode? Vabbè, esplode, esplosa. Va bene anche così. Prendiamo questi ed entriamo qua nella caverna. Caverna che ci porta in un'altra zona dove dobbiamo fare una cosa del genere. E attivare pure sta bombetta. Quanto danno. Se io salgo di qua, posso uscire fuori da qualche altra parte. Aspettate, perché è labirinto a sta zona. Magari devo prima andare di qua. Ecco, lastra. E poi usciamo da quell'altra zona. Usciamo da quest'altra zona. Quella sia, credo sia la grotta del Graal. Quella che ho visto da piccolina. Registro di laboratorio. Sesto giorno, il soggetto mostra la prima reazione. Il pupazzo di neve nel ghiaccio rosso si muove e oscilla lievemente. Una scoperta incredibile. Neanche lei riusciva a nascondere un sorriso nel suo volto rigido. Il registro del laboratorio terzo giorno, 24 ore all'iniezione, ma i soggetti non mostrano reazioni. La nostra speranza di successo è diminuita. Ma non intendo mollare. Domani riproviamo con più coagulante. Registro laboratorio giorno 10. Dopo numerosi esperimenti abbiamo una ricetta efficace. Sempre più pupazzi di neve finiscono congelati nel ghiaccio rosso. Cosa succederà ancora? Registro di laboratorio giorno 15. Generale Gast mi guarda sospettoso mentre vado nella grotta. Sapevo che prima o poi l'avrebbe scoperto, ma è più determinato del previsto. Scusate, ogni tanto mi parte l'accento siciliano. Ora di mettere fine a tutto questo. Ok. Mentre qua sopra che altro c'è? Qua c'è qualcos'altro da leggere. Laboratorio 1. Laboratorio, primo giorno. Trovato una grotta presso la montagna. Mi ha detto di averla trovata mentre cercavo oggetti per gli esperimenti. Qui possiamo iniziare il nostro esperimento senza che nessuno se ne accorga. Ah, e quindi hanno iniziato tutto qua dentro. Ma comunque ancora non ho ben capito chi è. Salve. Ah! Questo è off-limits! Fuori di qui! Ma lo lasciamo andare così? Registro di laboratorio, aggiornamenti, esperimento completato, è tutto pronto! In questo mondo potremmo finalmente realizzare il nostro grande obiettivo. Per prima cosa l'ostacolo più grande per il nostro lavoro, il generale Gast, sarà...
Scusate, ma dov'è finito quel tipo? Ma perché l'abbiamo fatto scappare in questo modo? E nulla, se n'è andato. Facciamo scappare la gente così. Vabbè, devo salire. Quindi saliamo su e vediamo che accade. Posso procedere di là, ma anche qua credo che ci sia qualcosa. Battaglia di palle di neve! No, aspetta, no, volevo fare, dici sul serio? Dici sul serio? Una battaglia di palle di neve inizia appena si incrociano gli sguardi. E che cos'è, Pokémon? Se vinci c'è anche un premio. Non ce la farai! È il campione del villaggio. Allora, ci stai? Iniziamo, facciamo anche una battaglia di neve, signori. E vai! Saremo 1-1. Quindi 1 contro 1? Cosa dovrei fare esattamente? Ok. Ok. Vabbè. Easy. Mi scusi, ma è proprio semplicissimo. No, non glielo vorrei dire, ma se lei è il campione mi sembra un po' scarso. Ah, che forza! Il nostro campione ha perso! Deve essere professionista. No, guardi, non avevo mai fatto battaglia di palle di neve. Qua da noi la neve è rarissima. Ecco il premio. Grazie. Grazie di aver giocato con me. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E ciao. Che volete che vi dica? Ciao. Mentre qua sopra... A parte questi, qua che c'è? Ah, ok. Sì, ci serve per sbloccare quello, mi sembra giusto. Ma posso uscire? Quello resta sbloccato? O devo rimettere la palla di neve apposta per sbloccare? Dai, eh! Sei qui? Hai trovato qualcosa? Sì, diamogliela a quella che probabilmente... Mamma mia. Faccia da idiota. Faccia da idiota. Il vero colpevole di averlo lasciato sulla scena. Bene. Mi sembra ragionevole. Non abbiamo più tempo. Cosa credi che sia successo veramente? Mako innocente, il colpevole Mako. Colpevole, Mako è colpevole. Il vero colpevole è... Che ora? Non è proprio una priorità. Concentriamoci a provare l'innocenza di Mako. Ora dovremmo parlarne al processo. Salviamo Mako insieme. Colpevole sei tu. Ne parleremo al processo, sono d'accordo. Ma incolperemo te. Ok, siamo ritornati qua nel tribunale e teoricamente non c'è niente da fare se non dare al caso. Ma che cavolo? Il corpo del generale è sparito! È stato rubato? È stato un fantasma? Che senso? Come può un fantasma rubarlo? Ah, sei tu che hai aiutato Coco a raccogliere le prove? Scusa se non mi sono presentato prima, sono il principe dei pupazzi di neve, il processo sta per ricominciare, vuoi andare in tribunale? Aspetta un attimo, perché se ci ha fatto sta domanda, c'è qualcosa da fare? Io posso scendere là sotto. Posso scendere là sotto, posso procedere da qua, ma questa zona non ho visto, no? Ah no, vabbè, serve solamente per uscire. Vabbè, sì, andiamo in tribunale. Che ti devo dire? Sì, andiamo, vai in tribunale. Vieni, presto! Video starà uscendo lunghissimo, ma ormai completiamo il mondo. Ordine, ordine in aula. Riprende il processo per l'omicidio del generale Gast. Difesa, accusa, possiamo iniziare? La difesa è pronta. Quando volete. Bene, allora il signor Oliver ci informi sull'accaduto. La vittima del generale Gast, l'eroe del nostro regno, è stato trafitto da una lancia di ghiaccio rosso. Imputata è Mako, del villaggio Inuit orientale. L'accusa chiamata un testimone che ha assistito all'omicidio. Chiama un testimone che ha assistito all'omicidio. Salve, sono Medo, una testimone. Voglio raccontarvi l'azione di quella Inuit malvagia. Una per una. Se quello che abbiamo scoperto è vero, la testimonianza sta mentendo. La testimone sta mentendo. Il che significa che ci possono essere contraddizioni nella sua versione. Dobbiamo trovare le contraddizioni e rilevarle. Oh mamma. Erano circa le 3 del mattino quando la strega ha ucciso il generale. Sì, adesso secondo voi io vi ricordo che... Ho sorpreso...
A sorpresa il generale di Ronda alle spalle. E l'ha trafitto all'improvviso. E il generale ha raccolto le ultime forze per stenderla. Una testimonianza molto precisa. È un onore e un piacere sradicare un po' di malvagità Inuit dalla nostra comunità. Molto diretta. Comunque la storia fa acqua su una cosa. L'ora dell'omicidio. Esatto! C'è il nome della vittima. E la prova che può contraddirla è... Si è fermata alle 21 la lettera di Mako, il mucchio di neve. Guardi, se secondo me la prova è il mucchio di neve. C'è una contraddizione nella sua testimonianza. Le prove dimostrano, o forse no, una domanda scema. Generale di Tozia, la faccia stupida. Difesa, vi fate influenzare che creazione dei forestieri? Dovremmo mettervi in quarantena per non incretinire, ok? Non fatemi influenzare. Non fanno apposta, spero. Ah, ok, quindi se sbagliamo alle 21. Obiezione! C'è una contraddizione nella sua testimonianza. Cosa? La testimonianza è sicura che il delitto è stato commesso alle 3 di notte, ma prendi! Questo è... L'orologio del generale trovato sulla scena. E ma lei si è scaricata la batteria. È rotto e segna le 21. Ma lei è caduta a terra, no? È irrilevante, esatto, è irrilevante una cosa del genere. L'orologio potrebbe essersi rotto durante lo scontro fisico con il colpevole. L'orologio che segna le 21 contraddice la testimonianza del delitto avvenuto alle 3 del mattino. C'ha senso. Sono solo congetture, esatto. C'ha ragione. Come fai ad assicurare che l'orologio non si è rotto durante... Che sia durante la lotta? Doveva essere rotto già da prima. C'ha ragione. C'è pure una data. Ma c'è una possibilità che non lo fosse? No, non c'è. Perché è impossibile che il generale sia morto alle 21. Il principe, se posso, prego. Il motivo per cui l'omicidio non può essere avvenuto alle 21. Sentiamo la testimone. Perché? Tutti sappiamo che i pupazzi di neve soldati sono di guardia fino a mezzanotte. Se il buon generale fosse stato ucciso alle 21, i soldati di guardia avrebbero trovato il corpo. È vero! Non ho visto nessun cadavere mentre ero di ronda. Sì, ma c'era il mucchio di neve. E poi è stato spostato. Sì, certo. Vediamo se il generale è stato ucciso alle 21. Perché ma perché lo chiede a me? Ma se lei è tanto brava, perché lo chiede a me? Il generale aveva il potere di invisibilità. Il corpo doveva essere nascosto. Giusto, ha senso. La prova che il colpevole aveva nascosto il corpo. Non ce l'abbiamo? Guardi, il mucchio di neve. Ah, quindi dovevamo combaciare Steve. Questo video sta uscendo abnorme, signori. Oh, mamma. Collegato, sì, vabbè, siamo d'accordo. Andiamo, velocizziamo un attimino. È naturale? Sì, è innaturale. Sulla scena, cioè, però non abbiamo trovato sangue sul mucchio di neve, che è anche strano. Un minimo di rossore sulla neve ci doveva stare, no? Non mi dire. È così. Il corpo del generale era sempre stato lì, solo che era nascosto sotto il mucchio di neve, che poi è stato spostato effettivamente. Mentre ero di ronda, ho notato uno strano mucchio di neve. Un mucchio di neve non è niente di strano in una montagna innevata. State dicendo che c'è un cadavere sotto ogni mucchio di neve su questa montagna? Probabilmente sì. E se si potesse dimostrare che non era un mucchio di neve qualsiasi? Abbiamo già la prova che il mucchio di neve era tutto tranne che normale. Abbiamo la lettera di Mako. Dimostreremo che il mucchio di neve non era normale. Quello che non è normale è la tua stupida faccina scema. Se la sono preparata la cosa. Testimonianza del soldato di... Obiezione! Abbiamo testimonianza del soldato di ronda. Faccina scema è la nostra. Faccina idiota, faccina scema. Ci sta, ci sta. E non avevo letto che c'era un'ulteriore opzione. No, non pensavo. Pensavo che era l'ultima e quindi l'ho sparata così a caso. Abbiate pazienza. Sto guardando il tempo e già è passato tipo
50 minuti all'incirca la registrazione, poi sì, qualche taglio, qualcosina, un po' di meno, però insomma devo un attimino sbrigarmi, anche perché avrei leggermente da fare oggi, quindi un attimino di fretta. Ora, mentre io sto parlando, mi sto skippando tutto quello che hanno detto, ma tutte le anomalie del caso sono state chiarite. Se il generale è stato ucciso alle 21, giusto? Se testimonianza, qualcosa? Testimone di qualcosa? È veramente... testimone? Dannata! Sei una dannata bestia! E questo è il boss? Perché ancora qua non abbiamo affrontato nessun boss. Quindi non era quella con noi, ma era quest'altro? Ma cosa? La testimone? Ha rilevato se stessa. Volevo integrarmi con voi, ma devo rilevare tutto. Procuratore! Sì, signora. Vorrei aggiungere una testimonianza. Spiegare perché quella bestia blada era cose senza senso. Ok, ho sbagliato l'orario. Il generale è stato ucciso alle 21. Il suo corpo è stato nascosto sotto la neve. E allora? Quella bestiaccia è l'assassina. L'ora dell'omicidio forse è un'altra. Ma non cambia il fatto che l'assassina è lei. Ma è palese che qualcuno ha nascosto il cadavere. Forse qualcuno voleva seppellirlo come si deve. In ogni caso, questo processo non riguarda chi ha nascosto il generale della neve, ma chi l'ha ucciso. Un momento, ci siamo sbagliati sull'ora dell'omicidio. Non c'è motivo di credere che l'imputata abbia attaccato. Ah, non c'è, mio principe? Perché l'imputata era al parco di notte quando ci sono i soldati? E lei alle 3 di notte? Vero, non è normale. A meno che non sia andata apposta per il generale. O forse la difesa può spiegare le azioni sottoposte sospette della ragazza. Sì, possiamo. Cosa? Questo sarà il nostro colpo di grazia. Sai cosa fare, vero? Guardi, ci abbiamo una lettera. Eccola qua. Difesa, cos'è quella lettera? È stata consegnata ieri sera inaspettatamente all'imputata Mako. Imputata? Cosa c'è scritto? Il mittente dice di essere la madre dell'imputata, ma Mako, vabbè. Chiede all'imputata di incontrarsi là alle 3 del mattino, al parco in centro. Cosa? Non è andata al parco per uccidere il generale. In realtà è stata attirata là con questa falsa lettera. Procura, procuratore, se quella lettera è autentica, la testimonianza non ha senso. Ammettilo, Mako è innocente. Gli hai mentito su tutto. C'ha un serpente e gli esce dal... Lasciamo stare da dove gli esce. Questo è il tuo colpo di grazia? Cosa? Ci sono le prove che la lettera sia autentica, senza la prova che qualcuno l'abbia consegnata alla ragazza. È solo un pezzo di carta qualsiasi, ma l'avvocato non fa nulla, scusate. Il risolutore ha consegnato e... Dove si trova questo risolutore? Difesa? Avete altri testimoni? Nessun... testimone. Per un attimo ho pensato fosse finita. Ma finché la difesa non ha la prova dell'autenticità della lettera, la sua argomentazione non sta in piedi. Ho vinto contro quegli Inuit schifosi. Quella risata. Obiezione! Chi è costui? Conosco quella risata. Ieri sera la cliente incappucciata... Ah, il figlioletto! È quella che ha dato l'incarico a mio papà. Un momento! Chi è questo moccioso? Hai perso la moglie? Il portafoglio ti tradisce? Magari al contrario, però va bene. Troviamo tutto, il risolutore del monte... del mondo è ghiacciolino. Conosco quella risata orribile. Fai in modo che questa lettera arrivi a destinazione, ti pagherò bene. Senza dubbio, ma signora, come mai questo orario? Non sono affari tuoi, fallo e basta. Consideralo come un modo per fare giustizia per noi pupazzi di neve. Ok. Quello squitto orrendo. Piccoletto, vuoi testimoniare?
Mi ricordo, la signora ha detto a papà di consegnare una lettera. E quella lettera? Quella lettera? Sì, riconosco quella busta bruttissima. Testimone, che succede? Quella lettera? No, no, no! E ora è tutto chiaro. Signori, uscirà lunghissimo l'episodio, io lo so. Ma stavolta non lo taglio in due perché ho commesso un errore e oggi è uscito il video dove per l'appunto ho commesso l'errore e ho perso la seconda. Va, lasciamo stare. Vabbè, si è mandato il risolutore, adesso sta rispiegando un po' tutta la situazione. Ha visto che c'era lei, l'ha stordita, l'ha buttata ai piedi del generale Gast morto. No, io solo volevo alimentare l'odio contro gli Inuit. Inuit schifosi. Continua a dire che gli Inuit sono schifosi. Quindi hai fatto passare Mago per una bambina innocente, ammettilo. Essere più bieti di tutti qui. Basta! Sei tu che hai commesso un omicidio in nome dell'odio. Ah, basta! Si sta trasformando? È diventato peggio di quello che potessi mai immaginare, signori. È una bambina? Siamo giunti alla verità. L'accusa ha obiezioni? No, signore. Allora il verdetto. Questa volta giudica l'impugnante Mako non colpevole. Abbiamo fatto? Coco e cavaliere, grazie infinite. Sono felice per te, Mako. L'accusa procederà con un'indagine sulla vera colpevole. Un momento. Ascoltatemi. Hai altre bugie da raccontare? È vero, ho alterato la scena del crimine per... Ma non ho ucciso il generale. Sono trovato il cadavere e approfittato della situazione. Ancora a mentire dopo tutto questo? Non sto mentendo, avevo le prove. Avevo chiesto al risolutore di distruggere tutte le prove lasciate dall'assassino. Ma il risolutore non è qui. E tu? Sei stato tu ad avergli detto di distruggere le prove? Ma no, 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 no! Obiezione! Tu? Il nostro lavoro è concluso, non c'è bisogno di... Il ciondolo insanguinato! Quello? Quello è... Quello è il ciondolo, è... Il ciondolo reale? Un momento. Il proprietario del ciondolo può essere solo il principe. Mio principe, vuoi spiegare? Allora, in effetti, ho preso il ciondolo un paio di giorni fa. Pensi che ce la beviamo, bugiardo? Calmatevi, io, sul serio. Mio principe, mi dispiace dirlo. Ti tratteremo per un'indagine. Lasciatelo, non è l'assassino. Coco, lontano dal sospetto. Arrestate entrambi. E vedi allora che c'ho ragione, che era lei in realtà. Fin dall'inizio, questo è Ghiaccio Rosso! La strega di ghiaccio! Ah, la vera strega! Qualcuno bruci quella strega! Coco, quella strega! No, no, non ne sapevamo niente! Spostati! È andato pure il generale Gast? Siamo tutti in combutta, non lo so che succede, signori. Tu sei generale Gast! Mi dispiace, compagni pazzi di neve. Sono caduto per l'attacco di quella furba della strega di ghiaccio, ma sono sopravvissuto. Per poter identificare la spia della strega, non potevo fare altro che fingermi morto. Non avrei idea che la spia fosse proprio il principe. Una tragedia, ma la legge non fa eccezione per i reali. Il principe pagherà quello che ha fatto. In sua assenza, io, Gast, mi impegno a sostituirlo. Vi fiderete di me e mi seguirete? Generale! Generale Gast! Generale Gast! Che supporto caloroso! Non deluderò mai la mia gente per l'Inuit e la tribù. Legge della strega verranno imposte sanzioni di sorveglianza e obiezioni? Bene. Molto bene, la corte si aggiorna. Ok. Quanto durerà sto video? Troppo, durerà troppo. Abbiamo ancora parecchi obiettivi qua in mappa. Vabbè, intanto raccattiamoci tutto, ormai ci siamo. Lo so, uscirà abnorme sto video. Qua la gente festeggia, ma io voglio prendere queste cose. E dai. Qui manca ancora roba. Salve, tutti i miei sforzi. Ecco. Poi, partiamo con lui. Non guardarmi così, ho fatto ciò che dovevo. Come potevo sapere che avrebbe dato falsa testimonianza? Però lei è un po' stronzo, eh.
Grazie, mi hai salvato la mia reputazione, ma Coco era la vera assassina? Non penso che sia vero. Come tu e Coco avrete creduto a me? Io credo a lei. E poi spunta che è lui il vero assassino. Che perché la lancia di ghiaccio era comunque rossa? Tu sei la testimone del caso, io sono il generale Gus. Grazie per averci aiutato a scoprire la verità. Che tra l'altro è proprio imbarazzante. Il nostro principe pupazzo stregato dalla strega di ghiaccio. Ma dobbiamo andare avanti, guardate con quale baffetti, signori. E da oggi in poi guiderò il mondo ghiacciolino verso un nuovo futuro migliore. Allora stammi bene e arrivederci. Non lo so, finisce davvero così? Strano però. Oh, qua ci stanno gli altri che ci mancavano. In realtà ce ne mancano ancora due. Che non so dove prendere. Vabbè. Proviamo a salire da qua. Aspetta, aspetta, c'è qualcosina qua, no? Non lo so, se c'è un puntino là in mappa, ma vabbè, dai, andiamo. Riusciamo ad uscire, ma così? Finisce in questo modo? Mi sembra strano. Ma chi è che ci sta venendo dietro? Mondo superato? Secondo me no. Ok. Andiamo avanti. C'è qualcos'altro da vedere? Ci ha portato in quest'altro passaggio, quindi il mondo non è finito, c'è ancora qualcos'altro da vedere, qualcos'altro di nascosto. Sembrava un po' corto effettivamente sto mondo, anche se è durato tutto tantissimo, ma signori, per questo episodio direi che possa anche essere tutto. Non so da quanto tempo sto registrando, davvero, ho perso il conto, ho tantissima roba da fare, tra cui anche editare video e quant'altro, registrare anche Dark Souls, che molto probabilmente quando uscirà questo video già la serie di Dark Souls sarà finita. Ringrazio nuovamente Elena Anime Love per il suo commento che ci ha permesso di trovare l'ultimo fumetto che mi mancava così da poter sbloccare questo eroe che sembra essere davvero interessante sotto forma di cura. E nulla, signori, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!